Questa è una partita molto importante, è una finale per noi. Messaggio lanciato da Andrea Fantesele. La Sandra Abate, dopo la sconfitta contro l'Acqua e Sapone e il Camedosson, affronta nel pomeriggio di oggi la Savitessa Mantua. È l'esordio assoluto al Pala del Mauro di Avellino. Per la prima volta nella sua storia, la società irpina gioca sui legni dell'impianto cittadino. Impianto che aprirà le porte a 200 tifosi, ovviamente secondo le normative anti-Covid in vigore. Apertura consentita secondo il nuovo DPCM pubblicato lo scorso 18 ottobre dal governo. Il tecnico Fabian Lopez potrà contare su Edu Villalba. Il folletto argentino farà il suo esordio dopo aver saltato le prime due gare. Rientrano anche Crema e Abate, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. All'appello mancherà Nicolodi, ancora fermo ai box, elemento che potrebbe tornare a disposizione per la prossima settimana quando la Sandra Abate sfiderà Eboli per il primo derby stagionale. Dall'altra parte della barricata ci sarà una formazione che nelle prime due giornate ha ottenuto due vittorie importanti contro Catania e Pesaro. La terza giornata del campionato di massima serie si è aperta nella serata di venerdì con la vittoria dell'Acqua e Sapone contro il Signor Prestito con il risultato di 3-8 e il colpo esterno della Fel di Eboli, prossima avversaria della Sandra Abate, a Catania.